Chiamerei a questo punto il signor Nardella per introdurci il finanziamento di formazione con fondo interprofessionale. Ma non sono il parente del sindaco di Venezia, siccome molti me lo chiedono, allora dico subito che è soltanto la mano mia. Allora, io sono presidente di una confederazione, di un'associazione di cui lavoro molto bene con Centro Consorzi, sia per quanto riguarda gli accreditamenti dei professionisti, sia per quanto riguarda il finanziamento della formazione agli studi professionali. Per quanto riguarda gli accreditamenti, noi siamo provider per gli ingegneri, lo è anche adesso anche il consorzio, il centro consorzi, poi siamo provider per gli architetti, siamo provider per i geometri, per i impiegati industriali, commercialisti, medici, quindi abbiamo un svariato campo di azione, proprio perché noi siamo 13 anni che lavoriamo sul mondo dell'e-learning. E tutta la nostra formazione che noi facciamo, noi oltre a diventare provider anche per l'aula, noi presentiamo percorsi formativi online e tutti questi percorsi formativi sono accreditati. Quindi se parliamo di sicurezza, parliamo del mondo dei professionisti puri, quello che sono i percorsi verticali, noi oggi abbiamo quasi 500 corsi sulla piattaforma che praticamente è già in uso anche al centro consorzi. Questo è per quanto riguarda la parte della certificazione, per cui noi certifichiamo sia, ho detto, l'aula sia l'e-learning, ma la nostra prerogativa, quello che noi ci interessa di più, è fare l'e-learning. Voi pensate che noi abbiamo una società collegata che si chiama Progetto Ulisse, che è a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini, che lavoriamo in Italia, noi eroghiamo quasi 86.000 corsi l'anno di formazione, sia ai professionisti, sia alle imprese, sia al management, sia a quello che sono i lavoratori, e quindi spaziamo in un campo enorme e tutto questo lo facciamo in online, perché riteniamo, lo riteniamo da 13 anni quando ci davano per pazzi, lo riteniamo oggi, ieri validissimo, oggi ancora di più, domani sarà solo la formazione online che andrà per la maggiore. L'aula è diventata obsoleta, vecchia, stantia, non abbiamo tempo, soprattutto se voi pensate al lavoro che voi fate come professionisti, dove il tempo per voi è denaro. Allora cos'è meglio andare a fare una formazione attraverso il mobile, dove ci sono tutti questi apparecchi che io lo faccio in qualsiasi momento e dove mi trovo, dovunque io sia, in qualsiasi momento io lo faccia, questo lo posso fare. Dall'altro canto abbiamo creato anche un fondo per la formazione continua, che però questo fondo, voi sapete che lavora con lo 0,30 sui contributi dati ai dipendenti, viene riversata la formazione agli studi professionali, quindi ai dipendenti degli studi professionali. Questo è un fondo molto giovane, è un fondo che nasce 7 anni fa, però muoviamo già 29 milioni di euro di lavoro da quello che è il territorio a quelli che sono questo famoso 0,30 che ci porta poi all'interno, e lavoriamo con una particolarità. Noi non facciamo bandi, lavoriamo con il versato, per cui tutte le persone che versano accantonano dei soldi in un conto corrente, in un subconto corrente. Fate conto che io possa essere, non io persona, ma la struttura possa essere una specie di banca, come il centro consorzi può essere una specie di banca, e la banca dove raccoglie tutti questi 0,30, questi Uniemens, poi alla fine questa banca che si chiama Centro Consorzi crea dei conti correnti, quindi all'interno, che è di ogni studio o di ogni aggregato di studio o a secondo dell'associazione o a secondo di quello che è che viene nominato come referente. Una volta che questi soldi vengono messi in quel conto corrente, questi sono assolutamente a disposizione per quanto riguarda la formazione per tutti i dipendenti. Non siamo un fondo molto grande, perché quando parliamo di 29 milioni di euro
fondo che non è sicuramente piccolo, ma è un medio fondo, un fondo che dopo 7 anni ha già raggiunto dei livelli molto alti. Chiaramente non è forte o non sono altri fondi, ma la particolarità che abbiamo noi è questa: creando questi conti correnti propri per chi versa, per chi fa versare, significa che noi mettiamo a disposizione e impegniamo questi soldi per la formazione. Noi a Dati ISFOL siamo un fondo che impegna per la formazione l'82% di quello che viene introitato. Voi pensate che, non so, un fondo impresa, quello della Confindustria, lavora col 42%, il Confcommercio lavora con il 52-55%. Noi tutto quello che viene messo e viene portato in questi conti correnti viene poi subito applicato per i lavoratori. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Quindi anche questo fondo si chiama Fondo Italia, ho portato delle brochure, poi le potete prendere di sotto anche, e tutto questo, anche questo fondo, è all'interno del centro consorzio. Quindi la partnership che abbiamo fatto è formidabile, siamo molto contenti, lavoriamo molto bene. Io sposo e sponsorizzo soprattutto. L'ho sposato prima al centro consorzio, adesso lo sponsorizzo. Alla fine proprio di dire, abilitiamoci tutti su questo tipo di fondo, perché noi ne troviamo soltanto dei vantaggi, solo esclusivamente vantaggi. Non è un costo allo 0,30, come sapete, perché è il datore di lavoro che dice all'INPS: sui contributi che io verso ai miei dipendenti, lo 0,30 me lo mettete in questo fondo, punto. Non sono soldi che tira fuori il datore di lavoro e non sono soldi che vengono tolti dai lavoratori. Per cui è uno 0,30 che per legge, per Costituzione, deve essere messo a disposizione della formazione. Fatto questo, noi possiamo fare questo tipo di formazione a livello gratuito. Guardate che non è poco. Non è poco perché non sono soldi di nessuno, ma mettiamo a disposizione tanti di quei denari. La banca Centro Consorzi poi può sponsorizzare, può cominciare a dire: tu cominci a versare, anche se poi questi soldi ancora dall'INPS non arriva, io ti anticipo questi soldi per la formazione. Quindi anche questo è un dato di fatto, che noi aiutiamo Centro Consorzi per fare una cosa di questo genere. Quindi io credo che, parlato di crediti formativi, troverete a breve su Centro Consorzi tutti i percorsi formativi online per voi, per quanto riguarda la parte dei professionisti. E parlato del fondo, io credo che possiamo andare anche a pranzo e cominciamo a essere un po' più liberi. Che cosa ne dite? Grazie, ringraziamo i nostri graditi ospiti. Ringraziamo anche la vostra cortese attenzione nel seguire la mattinata, e sperando di essere utili, insomma, per la nostra formazione, di avervi incuriosito in queste tematiche, vi invitiamo al lunch e alla fiera che si tiene nei padiglioni sottostanti. Grazie.